E ora passiamo alle news del mese di marzo dei tre brand storici del gruppo PSA. Il primo, DS Automobiles. Marzo 2018 è un mese che sarà ricordato a lungo da DS Automobiles. Dopo mesi di lavoro dell'equipe del marchio francese, finalmente DS7 Crossback viene presentata al grande pubblico. Per celebrare il traguardo raggiunto dal team DS, una mostra fotografica di una ventina di scatti, tutti rigorosamente in bianco e nero, ritrae designer, tecnici, operai, artigiani, colti nei momenti più intensi del loro lavoro. La rassegna è ospitata al DS World Paris, non a caso la città in cui è ambientata la campagna di lancio di DS7 Crossback. In una Parigi notturna, lo spettatore è condotto davanti ad alcuni dei suoi monumenti simbolo, dalla Tour Eiffel alla Piramide del Louvre. Installazioni che al momento della loro creazione erano talmente audaci da essere guardate con stupore dai loro contemporanei. Proprio come DS7 Crossback, che supera i limiti convenzionali dell'automobile per mirare all'eccellenza. Come sottolinea il claim di lancio, dall'audacia nasce l'eccellenza. Alle innovazioni d'avanguardia, DS7 Crossback affianca la sua seconda anima, il comfort esclusivo, la raffinatezza dei dettagli, la qualità del servizio e l'attenzione ai suoi clienti. Tutti i valori che DS Automobiles condivide con QC Terme, il gruppo italiano che conta 8 lussuosi centri in Italia, alcuni dei quali si trasformeranno in showroom per DS7 Crossback per una collaborazione all'insegna del benessere. Infine, la tecnologia di punta, rappresentata dal campionato mondiale di Formula E riservato alle monoposto elettriche. Con i punti conquistati nelle due gare sudamericane di marzo, DS si conferma al terzo posto in classifica generale e il suo primo pilota, il britannico Sam Bird, combatte per la leadership. Contemporaneamente, DS Automobiles si prepara alla prossima stagione in cui sarà l'unico marchio francese tra i costruttori ufficiali FIA. La DS E-Tense FE19 sarà la nuova monoposto da competizione, nata dall'esperienza accumulata dal team in questi anni e simbolo dell'impegno verso tecnologie alternative che si concretizzeranno in versioni ibride ricaricabili o 100% elettriche che equipaggeranno tutti i futuri modelli del marchio.